sempre amato la scrittura? Si ricorda la trama della prima storia che ha scritto? Allora, sì, ho sempre amato la scrittura, fin da quando ero proprio piccolo. La prima cosa che ho scritto è stata una poesia, avevo 11 anni, me lo ricordo benissimo, e mi ricordo che l'avevo fatta leggere a mia mamma. E mia mamma ha detto: "Non si capisce niente". E io ci ero rimasto talmente male che per un po' avevo smesso di scrivere poesie e quindi mi ero fermato alla prima. E però quella cosa lì, in realtà questo l'ho capito dopo, mi è servita tantissimo, cioè mi ha proprio segnato fin dall'inizio, perché ho capito che se volevo scrivere delle cose dovevano essere delle cose che non capivo solo io, perché io la capivo perfettamente e invece lei non aveva capito proprio niente di quello che avevo scritto. E quindi lì ho capito che se dovevo scrivere delle cose dovevano essere delle cose che appunto tutti potevano capire. E in qualche modo, secondo me, il mio percorso è quello verso la semplicità. Il suo primo libro pubblicato, ormai nel lontano 2007, intitolato La scimmia scrive, è un libro in versi. Cosa l'ha spinto a iniziare proprio con questo genere? Ma credo che sia una cosa abbastanza naturale, cioè alla fine misurarsi con i versi che, sono brevi, possono essere anche di una parola sola, è in qualche modo più semplice, anche se la poesia è inarrivabile, o c'è o non c'è, ma per chi desidera scrivere o misurarsi con la scrittura o ama i segni scritti, i versi, la poesia è, io credo, un primo approccio naturale, o almeno così è stato per me. E poi dalla poesia piano piano sono passato alle storie, anche perché ho capito dopo un po' che le mie poesie contenevano tutte in realtà una storia. E quindi dai versi sono passato alle storie, e però la poesia continua ad essere, come dire, una batteria, una pila, cioè una fonte di energia primordiale delle parole, inarrestabile per me. Quindi leggo tantissima poesia, perché lì dentro c'è come appunto il magma primordiale, no? E da lì scoppiano le storie. Nel corso degli ultimi anni ha sperimentato vari generi letterari, ma c'è un genere nel quale si trova più suo agio? Beh, sicuramente il romanzo, e nel mio caso il romanzo, come ho sempre fatto finora, diciamo tratto, cioè non tratto, il romanzo che racconta storie reali, cioè storie tra virgolette reali, perché non sono reali finché, come dire, finché non si raccontano. Quindi è chiaramente un paradosso, un gatto che si morde la coda, la realtà non esiste, no? La realtà è il vento del mondo, una cosa diventa reale dopo che l'hai raccontata. E comunque, insomma, in qualche modo mi piace raccontare fatti reali. Ci capiamo se dico fatti reali, vero? Anche se non è così semplice, secondo me. Però, quindi, la cosa che preferisco è usare la letteratura, gli strumenti della letteratura per raccontare fatti Il suo ultimo romanzo, Non dirmi che hai paura, racconta una storia molto toccante. Cosa l'ha spinta a metterla su carta? reali. Il fatto che fosse una storia, il fatto che sia una storia potentissima. Il fatto di essermi imbattuto in questa storia quando ero in Africa, ero al confine con la Somalia, e il fatto che la protagonista di questa storia vedesse il mio paese, considerasse il mio paese, il nostro paese, come la nuova vita, come la speranza, come il suo riscatto. E poi il fatto che sia una meravigliosa storia di coraggio. E anche questa è una cosa che ho capito dopo. Avevo una voglia pazza di raccontare una storia di coraggio dopo essermi immerso per tanti anni dentro le storie nerissime di mafia. Avevo voglia di raccontare una storia al contrario. È interessante però il fatto che la protagonista di questa storia non sia italiana. Quindi mi piaceva anche il fatto di raccontare in Italia, nel nostro paese, una storia di coraggio e di speranza. Però la protagonista non è italiana. Può parlarci
un po' del suo ultimo libro. Cos'è la più importante che vuole trasmettere ai suoi lettori? Ma se riuscissi a trasmettere, se il libro riuscisse a trasmettere un po' di bellezza e un po' di emozioni, io credo che, insomma, di aver fatto tutto quello che dovevo fare. Perché è solo attraverso la bellezza e le emozioni che poi succedono altre cose. Ad esempio, si apre la consapevolezza. E in questo caso si può aprire la consapevolezza su un fenomeno fondamentale della nostra era, della nostra epoca, che è quello delle migrazioni. L'uomo è sempre migrato, naturalmente, noi ci siamo sempre spostati verso una condizione migliore, ma in questo periodo storico l'Europa, quello che era il mondo ricco un tempo, sta assorbendo moltissime migrazioni e pare non farcela. E quindi raccontare proprio quel fenomeno lì vuol dire raccontare l'epica contemporanea, l'epica dei nostri giorni. Ecco, questa cosa qui mi piaceva tantissimo, era una sfida che mi emozionava tantissimo. Recentemente ha girato l'America, ha visto posti incredibili come Columbia University a New York ed è stato riconosciuto di numerosi premi. Qual è stato il momento più bello e emozionante di questa avventura? Ce ne sono stati tanti, per la verità, perché questo libro sta facendo dei piccoli miracoli. Beh, ogni volta che viene che mi danno la notizia che viene tradotto in un nuovo paese, per me è una cosa molto emozionante. Essere stato premiato alla Camera da Laura Boldrini, aver vinto il premio Strega Giovani, essere stato premiato da una giuria di giovani, per me è una cosa meravigliosa. Il fatto che questo libro mi stia portando a viaggiare l'Italia e il mondo e raccontare questa storia nel mondo mi sembra una cosa meravigliosa. Insomma, sono tutti prove di motivi legati o al futuro o al viaggio. E quindi non riesco a sceglierne uno, ma tutte e tre questi qua. Documentando la storia di Samia, è entrato in contatto con la sua famiglia. Qual è la cosa che l'ha colpita maggiormente? Allora, mi ha colpito la semplicità con cui sono degli eroi. Perché chi ha 17 anni, 16 anni, 13 anni decide di affrontare un viaggio di 8.000 km senza sapere quanto ci metterà, né che strada farà, per realizzare se stesso, per realizzare la propria natura, per rimanere fedele a chi è. Ecco, io quello lo chiamo un eroe. E però mi ha colpito la semplicità con cui lo sono, il fatto che non lo sanno. Lo sanno benissimo e non gli importa. Questa è stata la cosa che mi ha colpito, quegli occhi lì, che sono occhi di una profondità per me inarrivabile, e allo stesso tempo di una semplicità disarmante. Grazie. Grazie a te.